E c'è certamente una pressione importante sulle strutture sanitarie, ma diciamo in Sicilia il sistema è ancora operativamente in grado di accogliere ulteriori pazienti, tant'è che si attivano alla crescita del numero dei casi, vengono in maniera modulare attivati ulteriori moduli di posti letto. Se i modelli matematici elaborati e le proiezioni epidemiologiche dovessero mantenere questa crescita esponenziale, certamente bisognerà produrre uno sforzo ancora più rigoroso. A Palermo, relativamente al presidio Cervello, rimane un livello di sufficiente adeguamento dei posti letto, nel senso che non è mai stato necessario negare posto letto a pazienti che ne avessero bisogno, pazienti in osservazione che rimangono in area del reparto di osservazione breve dell'area di emergenza, che vengono osservati in quanto non estremamente impegnativi dal punto di vista assistenziale, e che dopo alcuni giorni, quando la situazione lo consente, vengono mandati al domicilio ed affidati alla medicina del territorio. E c'è certamente una pressione importante sulle strutture sanitarie, ma diciamo in Sicilia il sistema è ancora operativamente in grado di accogliere ulteriori pazienti, tant'è che si attivano alla crescita del numero dei casi, vengono in maniera modulare attivati ulteriori moduli di posti letto. Oggi noi, per esempio, al nostro presidio attiviamo ulteriori 20 posti che serviranno qualora dovesse essere necessario aumentare la recettività. Noi abbiamo attivato un drive-in alla Fiera del Mediterraneo, dove praticamente è già rilevabile, ed è un dato omogeneo, un 10% di soggetti positivi. Per gran parte sono tutti asintomatici, perché vengono proprio al drive-in, quindi vuol dire che sono in condizioni di guidare o di essere condotti perché non stanno male. Noi facciamo circa 1.000 tamponi al giorno ed è già passata una settimana, quindi siamo intorno ai 6.000 con quasi 600 positivi. Questo naturalmente trasmette un messaggio, cioè che il virus viene veicolato da soggetti che sono assolutamente privi di sintomatologia e quindi anche inconsapevolmente, tornando poi negli ambienti di lavoro o all'interno delle loro famiglie, possono diffondere il virus a pazienti molto più impegnativi nella prospettiva, quindi al nucleo familiare, dove ci sono anziani, dove possono anche esistere pazienti, persone che hanno altre patologie che possono aumentare il rischio. Se i modelli matematici elaborati e le proiezioni epidemiologiche dovessero mantenere questa crescita esponenziale, certamente bisognerà produrre uno sforzo ancora più rigoroso, ricorrere per esempio ai contenimenti più drastici, anche bloccando alcune aree, perché diciamo non tutte le aree sono omogenee per numero di casi, evidentemente, quindi potrebbe anche essere una strategia quella di attivare dei blocchi, dei contenimenti anche distrettuali, territorialmente distinti, cercando evidentemente di non bloccare in maniera radicale quella che è l'economia della regione.